già manca il lavoro a noi italiani in certe località. E se vengono anche queste persone, è come quasi darci una zappa sui nostri piedi. Siamo a Dormea, piccola località turistica della provincia di Cuneo. Qui la notizia dell'imminente arrivo di alcune decine di profughi in un albergo ha scatenato la dura reazione dei cittadini, che hanno fatto una cordata per prendere in gestione l'hotel. Dico che sono assolutamente contraria a questo arrivo, perché la comunità è formata in special parte da pensionati, anziani e donne. Siamo trovati spiazzati di avere queste 30 persone che saranno sicuramente mal gestite, perché purtroppo qui non c'è una partecipazione comunale. L'albergatore si è messo a disposizione della prefettura per la stessa esigenza di molti altri gestori nel nostro paese. Abbiamo ospitato 30 persone per una questione meramente economica. Non c'entrava niente l'accoglienza. Ai cittadini proprio non è andata giù. E così, per cercare di scongiurare l'arrivo degli immigrati, hanno proposto di rilevare l'albergo per evitare che si trasformasse in un centro d'accoglienza. Un gruppo di operatori dice: proponiamo al proprietario dell'albergo, anziché chiuderlo o sistemare solo dei rifugiati, lo manteniamo aperto, organizziamo una cooperativa, una società e cerchiamo di tenerlo aperto come albergo. Adesso resta da capire quale sarà la risposta del proprietario dell'hotel. Dato che conosco le situazioni di tante persone che hanno disagio, io vorrei che prima lo Stato aiutasse noi.